Salve a tutti gente, sono Ferzi Ruanziro e benvenuti sul mio canale. Siamo di nuovo tornati nella survival, finalmente. E voglio portare qualcosa di un po' più pianificato oggi, cioè eh, come quarto episodio, oh mio dio, quarto episodio. E volevo portare qualcosa di molto diverso. Non andremo a... innanzitutto è notte. E comunque non andremo a fare gli scavi oggi, non vi farò vedere come sono morto, non vi farò vedere niente E oggi farmeremo, farmeremo animali Sì, perché vedete ho del grano dell'ultimo video Infatti per chi non ricorda, che per chi non ricorda, questo grano l'ho trovato in un dungeon di ragni Perciò adesso proverò ad attirare delle mucche e delle pecore per dire poi farli fare quello che tutte le persone fanno nel tempo libero però sono dettagli. E proveremo a fare anche un'area di animali perciò cominciamo. Oh, almeno si sta facendo giorno, guardate. Potremmo vedere l'alba. Comunque, ho molti piani per la survivor. Eccolo, vediamo se viene attirato. Sì, viene attirato, perfetto. Comunque, stavo facendo pulizia off camera, come potete vedere. Ho anche molte staccionate e molto legno, quasi uno stack. E proveremo a fare una farm. Una farm. Eh, come potete vedere, mi sto dando da fare. Se non sembra, ma mi sto dando da fare. Oppure, diciamo, scavato tutte queste cose e. quel coso non cresce. Come fa quella piccola piantina di grano a non crescere? Com'è possibile? Comunque, non cresce. Comunque, ho, ho voglia di fare tantissime cose. Siccome. Sì, sì, ciao, pecora. E comunque, stavo vedendo dove abbiamo costruito la casa e appunto. Lì c'è tipo un bosco Non so come il taiga Non mi ricordo Comunque ho notato Che questo è tipo una montagna Dove qui c'è una piccola pianura Sopra A sinistra c'è la zona area miniera E a destra volevo fare La nostra bellissima farm Perciò adesso C'era un albero Oh mio dio Che albero gigante c'è là Comunque non perdiamoci in Certe cagate Tu pecora Sarei il piccolo sasso Sassolino Non so come dire vabbò Non farmi fare brutte figure Sei una stupida pecora Mettiti a pecora subito E vai a giocare con altre pecore Pecora schifota Schifosa Vabbò Chissene stupida pecora Ok Allora In verità io non sapevo come fare Perché vorrei ingrandire la casa Non voglio farvi vedere Dentro adesso com'è la casa perché è un orrore, è un orrore, cioè orrore è una piccola parola, però vorrei fare tipo una specie di, oh un uovo, un... volevo dire una specie di di capanno, non saprei dire, eccolo l'uovo, dopo lo facciamo schiudere. Comunque mi sono fatto anche molte staccionate per dire se non va a muretto proviamo a fare con il... I tipici recinti. Poi non so quante cose. Ah, ne ho fatte solo due. Bene, la grande. Togliamo sto uovo prima che lo rompo. E sopra comunque avevo pianificato pure di fare un bellissimo giardino. Sì, un giardino. Quando saremo, diciamo, abbastanza ricchi di materiali. Cioè pietre sassi. Cagate. Il pot. Comunque. Proviamo a scavare. Ok, eh, sono riuscito, diciamo, a fare molto più polizia non saprei. Eh, ho catturato pure una mucca che questa l'ho trovata giusto così e l'ho voluta prendere. Non ti preoccupare, i tuoi figli saranno da macello. E ho provato a togliere, diciamo, tantissimi al alberi che stavano qui e lassù e adesso vi spiego il mio piano si, è fatto, si sta facendo pure buio perfetto avevo intenzione di fare un buco da qua a diciamo qua cioè facevo, eh, faccio un buco così grosso naturalmente diciamo che uscirà tipo un quadrato non eh, attaccherà il piano di sopra e non saprei, veramente non saprei. Forse sto facendo qualcosa di sbagliato, non lo so. Oppure posso fare che vado dietro e faccio tutti questi buchi. Sarà un bel disastro, me lo sento. Ma se non provo, come faccio a saperlo? Perciò penso proprio che inizierò a scavare. Comunque, oh mio dio, quanti alberi ho rotto e si sta facendo buio e pur per lavorare mi metto la torcia e penso veramente che farò una, diciamo, qualcosa di particolare perché veramente eh, non vorrei inattaccare i lavori che sto facendo a casa. Lo sto ingrandendo, lo sto migliorando, lo sto rendendo un po' più omogeneo. E vorrei diciamo farlo tipo a gabbia, non lo saprei, ragazzi. Non saprei, si sta facendo molto difficile fare questa farm. Comunque penso di, di mettere dentro solo le mucche e le pecore. Già io non vedo niente. Diciamo che Che fortuna, che fortuna mi piace, mi piace, vieni qui bello. Ui, la Madonna! Ui, dai, arriviamo a 50. Eh, no, non c'è più niente, non c'è più niente. Non c'è più niente? Non c'è più niente. Eh, metto la terra giusto così e metto anche un cubo di andesite, giusto per così. E allora vi farò vedere quello che ho intenzione di fare. Farò una specie di cubetto e mettere, diciamo, di lato qualcosa. Io intanto sto facendo avanti e indietro senza fare niente. Uh, eccoci qua. Dovrò fare di qui il buco e non saprei veramente se la mia idea funzionerà o no vorrei fare tipo una doppia zona con dentro con dentro diciamo due aree 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 con uh, vari animali giusto così intanto scaviamo perché i primi video fin quando non troviamo diamanti a appalate non si può fare niente. E, intanto sto rovinando la mia piccozza di pietra e non mi piace. Comunque sono, siamo arrivati a 20 iscritti. Questo non è il, lo speciale 20 iscritti. Penso che arriverà, ci sarà il video di speciale 20 iscritti o oggi o domani. Oggi non saprei quando è, cioè dovrebbe essere domenica. Domenica, sì, domenica e dovrebbe uscire o di domenica o lunedì la mattina cioè intanto io sto scavando senza fare niente oh ma dov'è è questo non è questo ho sbagliato che sia qua Oh mio dio, ci credete che non trovo più? Allora, dovrebbe essere di qua, no? Oh mio dio, pensavo di aver scavato di più. Madonna. Santo dio, non trovo più il buco che ho fatto. Oh, così piccolo. Cioè... Aspettate un attimo. Eh... Santo Dio, veramente... Non pensavo che era un buco così piccolo. Cioè... È lungo, sì, però... Cacchio. Cacchio 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 allora potrei fare tante niente sarà un disastro sarà un disastro innanzitutto ho pensato di ingrandirlo mo cioè chi se ne frega della grandezza ce lo facciamo molto più grande perché non ci entrerà neanche una, una, un gruppo di mucche, perciò scaverò. Scaverò fino a quando saprò solamente. E si sì, scaviamo. Tanto in questa survival non si fa nient'altro Sì, si scava. E cacchio si scava. Eh, è molto più grande. Ok, adesso vi ho fatto vedere, diciamo la grandezza. E vi farò vedere soltanto quando diciamo ho terminato i lavori. Perciò adesso sarà finito. Ok, ho finito i lavori e oh madonna! volevo un piccone di diamante in quel preciso momento e ho lasciato quel buco perché pensavo di fare un ripostiglio con tutte le cose da mangiare per le, le mucche, le galline e, e, e boh tutti quegli animali pure i porcellini e adesso siccome ho stacchi intere di pietra legno e tutte queste robe varie ho pensato di fare, diciamo, un ingresso caruccio. Cosa intendo per caruccio? Non lo so, intendo qualcosa di caruccio. Innanzitutto ho sprecato già un pezzo di legno inutile. Ho craftato la E vieni qua, eh, eccoci qua. Abbiamo pure una bellissima crafting table. Rispacchiamo il legno perché Perdere tempo nel scavare il legno è figo e adesso facciamo, diciamo, gli scalini. Adesso abbiamo 32 scalini e voglio fare così, giusto così e poi così. Si voglio fare, diciamo, sostituire tutto questo pezzo di terra in legno e e e e e e e e non lo so. Eh, voglio, pure toglie, voglio pure togliere questo pezzo di legno, ecco fatto, e sostituire questo in terra. Così non devo sprecare legno è inutile. Adesso vediamo un po' cosa posso fare. Tolgo i cosi che non servono a niente e cominciamo i lavori. Allora, mm, 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 non lo so. Mi sa che è meglio togliere questo E fare qua Togliere tutto pe questo pezzo E sostituirlo in legno Mi sono pure craftato una palla di pietra Perché scavare con le mani non era molto bello E comunque i muri avevo pensato pure di trasformarli Giusto per questo video li lascerò, diciamo così. Invece diciamo che off camera li sistemerò. Lo farò un pure un po' più alto e tutte queste robe qua e non so neanche se riesco a fare in tempo. Però va bene, sono dettagli. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. E allora, allora, Madonna, avevo una professoressa che diceva solo così, allora. Togliamo questo pezzo inutile no mi sa che era così giusto sì sì poi facciamo così sì voglio fare tipo una casa del lobby non so se ce l'avete in mente quella casa diciamo che nera nella duna della di terra sto dicendo un mucchio di fesserie lo so però ne varrà la pena Adesso, adesso, sì, proprio preciso, preciso, come piace a me. Toglieremo tutto questo piano e lo convertiremo in scalini. Forse anche dopo, un po' di più. Comunque, togliamo anche qua. Perché lo faremo molto, molto spazioso. Casomai, se il futuro mi dice di... Cambiare posto per le farm perché è diventata troppo grande Questo ci diventerà il nostro deposito di bauli Giusto così Perché Io sono molto disordinato E io solo perché sto facendo video su youtube Metterò Diciamo in ordine li metterò tutte queste cose qua Però non lo farò Non lo farò subito perché a me Mi rompe mettere tutto in ordine io sono il tipo di che cos'è questo a ah, chi se ne frega lo metti qua ehm, mettiamo pure gli scalini qui anche un po qua perché caruccio e adesso assi di legno si sì, guardate come prende bella la forma qua e Assi di legno Anzi no. Togliamo con l'ascio di legno. E eccoci qua. Molto più bello, molto più elegante. Ho finito i blocchi. Eccoli qui. Guardate quanto è caruccio. E eccoci qua. E non vedo niente. Eccoci qua. Sì, oggi dirò solo eccoci qua perché mi sento figo. Mm. Poi vabbè, eh, penso di togliere pure un po' la terra di qui. E sostituiremo... Voglio fare tipo da garage con il portone aperto. Intanto che cosa potrebbe mai capitare? I lupi qui non ci stanno, stranamente. I pigman non, non mangiano gli altri maiali I zombie non mangiano gli altri maiali Al massimo deve cadere un tuono proprio sui maiali Però ci sta Allora, poi sì, Provo a Non dire allora perché mi sto rompendo pure io a dire allora Intanto sentite il suono Ecco fatto Quanto secco Migliaia di stack di legno Eccoci qua Eccoci qua Facciamo tutta un'area Dedicata solo al legno Sarà pure un po' più alto Perché no, non voglio essere Molto chiuso come Ho fatto a casa E qui Riempiamo di terra E mettiamo qua Basta Niente sgabuzzino Una torcia qui. Una torcia qua. Sono il factotum della città. No. Eh, eccolo là. Adesso... Sembra un garage. Ragazzi. Sembra un garage. È proprio un garage. Porca miseria. Io che volevo fare una farm. Questo a malapena ci metto tutti i bauli del mondo, ma... È un garage. Non mi piace. È un garage. È un garage. Cosa posso fare con il garage? Mamma mia, non so cosa combinare. Fammi vedere quanto spazio c'è. 1 2 3 4 1 2 3 4. Boh, non lo so. Fammi provare con la mucca. Mucca. Ti piace il grano, vero? Vieni qui. Ciao, bella, vieni qua, bella, brava, 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 brava. Vieni, vieni, eccoci qua. Vediamo quanto spazio occupi. Rimani là. Giusto. Non saprei, veramente. Non ho la più pallida idea. No, no, stai là. Stai... Ho detto, stai là. Dove vai? Ecco il grano. Ti piace il grano, eh? Ti piacciono i cannoni di grano, eh? Tu stai qua invece. Fammi vedere. Non è male Ne ho fatti di migliori con i polli però Non è male Non è veramente male Penso che sostituirò questo muro con il legno Però non è male Mi piace Sì mi pe penso che rimarrà così per un bel po' Mettiamo qui il cancelletto di legno Se riusciamo a spaccarlo e voilà, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, sono proprio fiero di me. Adesso eh, penso che farmerò cancelletti. Intanto voglio un po' un attimo vedere. Tutto ad un tratto non mi piace più. Dov'è? Dov'è? Eccola qua l'ascia di legno. Non mi piace veramente perché non so come sistemarlo e renderlo spaziosa per me e spaziosa per gli animali. Diciamo però veramente penso che così vada bene pure perché quando troveremo abbastanza, gr abbastanza grano? Farò, lo renderò un po' più affinile queste cose qua. Però penso che vada bene come momentaneo vada bene. Però penso che già due mucche staranno pure in quel cancelletto staranno bene solo due mucche. Perché poi per farle riprodurre ne faranno almeno due, e non so cosa combinare, penso che le allargherò fino a qua perciò. No. Sarà per adesso la cosa di mucche e pecore. Sì. Comunque penso che molli darò una pulita e vi farò vedere quando avrò fatto tutto. E finalmente ho finito la nostra farm. Ecco a voi, come vi pare? Bellissima. Allora... Uh, qui ho intenzione, quando avremo abbastanza materiali, di fare diciamo, un balcone e qui il giardino. Sarà tipo un'area zen, molto figa e molto bella. Qui sistemerò un, con un bel pavimento a pietra, a pietra tagliata, non so come dirvelo, e... A Parte dentro alla zona degli animali dove farò, diciamo, una zona con pieno di grano e tutte queste cose qua. Non guardate quel pezzo che purtroppo ho finito la legna e non sapevo come fare. Comunque, ho già inaugurato diciamo la farm. Infatti, abbiamo una mucca e due agnelli. A quanto pare, quando io ho portato un, la pecora là dentro ha fatto un piccolo ha fatto un piccolo non so così è uscito un piccolo di agnellino ed è cresciuto subito. Perciò con le cesoie poi le iniziamo a tagliarle. Comunque il maiale purtroppo non riesco perché è testardo, schifoso ma maiale del cacchio. Sì, girati, 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 stupido maiale. Comunque, che ve ne pare se avete qualche idea per come migliorarlo? Uh, scrivetelo nei commenti e penso che off camera li metterò diciamo sostituirò i pezzi di pietra e, e terra con il legno e anche la pavimentazione la renderò omogenea e niente questo era tutto uh, vi voglio ricordare di lasciare un bel mi piace così e condividere il video e di iscrivervi al mio canale per non perdervi altri video. E questo era tutto da me e la nuova farm. Ci si vede in un prossimo video. Ciao! -ne.